stato dall'Associazione dei Figli della Shoah, dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dal CDEC e dalla Fondazione Memoriale della Shoah in comunità ebraica. Vorrei infine, ma certo per ordine di importanza, ricordare che il 21 gennaio vi sarà un incontro su giovani storia e l'evento poi non partecipato al comitato di grande importanza presso il Quirinale. Come tradizione, l'evento è il momento più importante delle celebrazioni per il giorno del 15 il concorso I giovani ricordano la storia, di cui vi dicevo prima, bandito dal Ministero dell'Istruzione, il Ministro dell'Istruzione della Rosa, che sarà l'altro presentante di presentazione della mostra. Nella stessa giornata si terrà anche la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro dei cittadini italiani deportati e internati nella guerra nazisti e le medaglie sono assegnate sulla base di lavoro istruttoria svolto da una apposita commissione di